Buongiorno lettori, siamo quest'oggi in una nuova ambientazione perché in realtà c'è talmente buio, talmente nebbia che in casa non si vede nulla, ma io volevo registrare assolutamente le letture di gennaio per darvi qualche consiglio sulle ultime novità. Parto col dirvi che il primo libro dell'anno per me è stato Pierre Lemaitre, con quello che era il primo noir scritto da lui. E lo vedete qua, il serpente maiuscolo. La copertina è estremamente catchy, come dicono quelli che fanno marketing, ovvero è una copertina che ci coinvolge con questa brutta espressione di un dalmata arrabbiato. E in effetti è un libro parecchio arrabbiato questo. La protagonista, Matilda, è una donna sessantenne che assolutamente non ci sembra una serial killer, e invece lo è come. E compie una serie di omicidi su commissione con una spietatezza e una calma interiore che non fa che generarci a dir poco brividi di adrenalina. E questo in effetti è un romanzo che ci prende dalla prima all'ultima pagina e ci travolge. Come dice Lemaitre nella prefazione, si tratta di un libro in parte imperfetto, perché comunque è una delle sue prime, dei suoi primi manoscritti, e tuttavia è un ottimo modo per salutare un genere che ha deciso che non frequenterà più. Quindi, nel dire addio al giallo e al noir, salutiamo Lemaitre con questo veramente coinvolgente thriller noir e tutto sommato anche hardboiled. Ve lo raccomando, e su Critica trovate anche la recensione, come sempre. Ma passiamo subito alla seconda lettura, una lettura sicuramente più impegnata, che è il libro autobiografia memoir di Ginevra Bompiani, che vedete qui, La penultima illusione, edito da Feltrinelli, ed è stata una immersione nella vita di questa grande scrittrice intellettuale italiana. Ecco, devo dire, mi aspettavo qualche pagina in più dedicata al grande padre Feltrinelli, ma così non è stato. Ciò non toglie che questo resta un bellissimo memoir, a tratti direi taccuino, che racconta il suo presente in cui è diventata tutrice di una minore immigrata in Italia e anche il suo passato che invece attraversa il Novecento, andando a raccontarci dall'interno ad esempio gli sconvolgimenti del 68, ma anche moltissimi incontri, scontri culturali che ha potuto avere con dei grandissimi della letteratura e del mondo culturale. Per dirvi solo qualche nome, beh, sicuramente Umberto Eco torna spesso in queste pagine, ma anche moltissimi scrittori della Scuderia Feltrinelli che ha avuto modo di incontrare durante la sua vita professionale e anche la sua vita privata. Quindi è una bella, un bel tuffo per immergersi con anche un po' di concentrazione in quello che è stato il nostro scorso secolo letterario d'Italia. Terzo libro, totalmente diverso, come vedrete, passo dall'uno all'altro, da un genere all'altro con estrema velocità, perché qui fa freddo. Ecco, il terzo libro è un libro che invece mi sono goduta in un pomeriggio grigio, più o meno come questo, ed è Lei e il suo gatto. Il libro di, lo devo leggere perché scusatemi, ma non lo ricordo, Shinkai Makoto e Nagakawa Naruki, edito da Einaudi, ed è tratto da una graphic novel estremamente accattivante e di successo, oserei dire un bestseller degli scorsi anni. Il libro in realtà ha una storia più complessa rispetto a quella della graphic novel e tuttavia ha per protagoniste quattro donne e i loro quattro gatti. Forse sbaglio a dire loro, nel senso che i gatti alla fin fine appartengono solo a se stessi, e questo si vede benissimo perché gli autori decidono di lasciare ai gatti il proprio pensiero e di confrontarlo con quello delle padrone, o meglio delle donne con cui hanno a che fare. È una storia piena di solitudine che si apre all'amore grazie anche agli incontri con queste creature a quattro zampe. Ognuna delle donne, infatti, qua rappresentata ha un'età diversa, una provenienza sociale diversa, una situazione anche sentimentale diversa, eppure tutte condividono questa solitudine, che a volte viene perpetrata per portare avanti la propria identità. E devo dire che sono proprio i gatti ad aiutarle a uscire da questa situazione o ad aiutarle ad accettare di più chi sono davvero.
Quindi è un libro non spensierato, questo nome, è una lettura leggera, in senso buono, in senso calviniano, e che ci porta a goderci da vicino un rapporto d'amore non scontato come può essere quello tra delle padrone e i propri gatti. Proseguiamo la corsa con un genere totalmente diverso, forse sì, direi il romanzo che in questo mese mi ha sconvolto di più, che è Morsi di Marco Peano, che qua vedete ancora con la fascetta, cosa stranissima perché di solito le butto subito, ma ecco, così vedete tutta la copertina. È edito da Bompiani. Io avevo grandissime aspettative su questo libro perché avevo letto L'invenzione della madre negli scorsi anni e l'avevo apprezzato in modo particolare. Morsi in apparenza è lontanissimo da quel primo successo di Marco Peano. E potremmo definirlo come una sorta di favola dark che ci porta addirittura verso l'horror, perché nel paesino qui rappresentato i due piccoli protagonisti si trovano ad affrontare una situazione al limite. Non posso dirvi tanto in realtà perché altrimenti farei degli spoiler veramente imperdonabili. Vi dico solo che quello che troverete in queste pagine mette a dura prova la nostra capacità di credere alla narrazione. Ciò nonostante, la scrittura di Marco Peano riesce a coinvolgerci, riesce a coinvolgere anche una lettrice come me, lontanissima sia dall'horror sia da favole dark, molto più attaccata semmai al realismo, devo dire, come gusti personali. E quindi alla fin fine mi ha convinta anche se, ripeto, le premesse erano forse le peggiori. E questa è anche una delle grandi caratteristiche, delle grandi qualità di chi sa scrivere così. Quindi bene, grande Marco Peano e bentornato. Passo poi invece a un romanzo estremamente realistico, quasi brutale nel suo restare attaccato alla storia. Ed è l'ultimo libro che ci ha consegnato Paolo Mauresig prima della morte. Il quartetto Razumovsky è arrivato proprio insomma, sulla scrivania Einaudi a pochi giorni dalla morte improvvisa del suo autore, quindi manca di quella revisione che sicuramente avrebbe addolcito alcune parti, almeno è il mio parere, avendo letto altri libri di Mauresig in passato e aver adorato in particolare Il canone inverso. E devo dire che però resta una storia estremamente potente che ci riporta a ragionare sul giorno della memoria, proprio a pochi giorni dalla celebrazione, o meglio, mi spiego meglio. Questo libro è uscito a pochi giorni dalla giornata della memoria, io l'ho letto quasi a ridosso e mi ha coinvolto molto perché il protagonista, fin dalle prime pagine, è un assassino che si trova nel braccio della morte in attesa di un'esecuzione che non sa quando accadrà e dal momento che la sua memoria è inaffidabile in seguito alle conseguenze di un brutto incidente, decide di consegnare alla scrittura le sue memorie di quello che è stato il passato, in particolare la reunion con i suoi amici musicisti proprio all'interno di questo quartetto Razumovsky. E voi direte: cosa c'entra questo con un omicidio? Lo scopriremo poco alla volta, ma fin dall'inizio ci sono in effetti alcuni indizi che ci fanno capire che il protagonista non solo è un narratore inaffidabile, ma anche che ha dei segreti del suo passato che fa di tutto per tenere nascosti. Dei segreti che sono collegati al fatto che continua a cambiare città, negli Stati Uniti, dove adesso vive, ma anche dei segreti che sono collegati al suo portarsi da una casa all'altra, Mein Kampf, come se fosse la sua Bibbia. E questo già ci lascia intuire che qualcosa del suo passato è andato decisamente storto e le scoperte saranno a dir poco sconcertanti. Preparatevi perché l'unica cosa che vi posso dire, e lo dico perché c'è anche nella quarta, nel risvolto di copertina, perdone, quindi non faccio alcuno spoiler, è che ad Auschwitz era chiamato il torturatore. Detto questo, non aggiungo altro perché vi consiglio, nonostante, ripeto, alcune revisioni che sarebbe stato sicuramente, che sarebbero state sicuramente fatte da Mauresig se solo ne avesse avuto il tempo. Questo è un romanzo che si fa testimonianza di un tempo che è passato ma che non dobbiamo dimenticare. E anche di questo trovate la recensione come dei precedenti su Critica Letteraria.
Se invece volete rilassarvi un po', magari dopo aver letto Maurenzig, vi consiglio un noir del maestro del noir, ovvero Massimo Carlotto, che è uscito con un nuovo protagonista estremamente inatteso, che è il francese. Si tratta di un macro, cioè di un magnaccia che chiama le sue ragazze mademoiselle, e che chiama la sua azienda, se così possiamo chiamarla, insomma, Maison. E questo perché ha una concezione tutta particolare della prostituzione, che porta avanti da molti anni dopo aver fatto una gavetta pesante, ed è disposto a tutto per salvaguardare le sue ragazze davanti a chi vuole rubargliele o chi vuole addirittura rapirle. Sarà proprio in realtà un rapimento a mettere in crisi il sistema ideato dal francese, e vi lascio la lettura del libro per scoprire come la giustizia abbia tante facce, ma anche, ahimè, tanti pregiudizi. Passo poi a uno dei libri più interessanti. Io oggi non ho inserito saggi, se non due libri, però un po' particolari. Questo lo farei rientrare nella saggistica, nel senso che Sandro Ferri ha scritto L'editore presuntuoso raccontando proprio la sua EO attraverso gli anni. Si tratta quindi di un libro spurio, nel senso che abbiamo sia un'autobiografia editoriale, se così si può dire, forse lo sto coniando io adesso, sia un saggio che racconta la storia della casa editrice. Io amo sempre questi libri che ripercorrono proprio i primi passi delle case editrici e che poi possono raccontare la loro evoluzione. Ed è particolarmente bello e stimolante quando, come nel caso di EO, si è partiti da una piccola realtà e un grande sogno, e si è arrivati anche a una grande realtà oltre che a un grande sogno. Quello che trovo estremamente sincero e schietto in questo libro è che non tutto è andato liscio fin dal principio, e anzi, l'autore effettivamente ha il coraggio di confessarci con estrema schiettezza quelli che sono stati i tanti problemi economici della sua impresa, ma anche le scommesse andate bene e quelle andate peggio. E tutto questo ci dà un quadro generale di quanto sia difficile portare avanti una casa editrice in un panorama, in un mercato che è estremamente vasto e che ha dei grandi nomi e dei grandi gruppi editoriali, ma anche come determinate scelte di buon gusto, di estremo buon gusto e di gusto personale, possano poi portare a grandi incontri come quello con Elena Ferrante, con tantissimi altri autori del panorama di EO. E quindi è un libro veramente bello per capire intanto come funziona il mondo editoriale, ma anche poi per avvicinarsi a questa casa editrice. Andiamo verso la fine. Arrivo a un esordio di Valeria Gargiullo, Mai stati innocenti, uscito da Salani. È un libro sconvolgente da un punto di vista dei contenuti, perché l'autrice, come tanti giovani autori, sta raccontando la periferia della sua città, in questo caso Civitavecchia, e ci avvicina a una situazione drammatica, ovvero il fatto che la giovanissima Anna vuole salvare suo fratello, ancora più giovane, 14enne, che è entrato in una banda che si chiama la Banda dei Sorci, che non perdona. Compiono una serie di piccoli e grandi reati nella zona di Civitavecchia per portare avanti la loro idea sicuramente bizzarra, che è quella di doversi vendicare per essere nati in un quartiere dove domina la miseria. In effetti, nel quartiere Campo dell'Oro, dove sono nati loro, chi riesce ad avere successo lo fa a discapito degli altri. Ed è proprio questa dinamica estremamente dura tra chi emerge e chi resta sommerso ad avere la meglio dentro al romanzo. Questa è però anche una storia che parla di amore fraterno portato all'estremo e anche di tanto tanto desiderio di riscatto. Restano alcune domande che si pone l'autrice, che ci pone all'interno del romanzo, ovvero quanto siamo disposti a fare per salvare chi amiamo, e sia giusto farlo alla fin fine, mettendo a repentaglio addirittura la propria vita e la propria salute.
La violenza domina in alcune pagine e va detto che ci sono anche delle scene piuttosto forti, che sono anche le scene forse scritte meglio, quelle dove si vede proprio la potenza narrativa e la potenzialità, le potenzialità, pardon, di questa giovanissima autrice che sicuramente farà ancora parlare di sé. Anche perché in una recente intervista ci ha raccontato che sta già scrivendo un altro romanzo. Passo poi a mostrarvi una bozza perché non ho il libro con me, ho avuto il piacere di leggere in anteprima il nuovo libro di Matteo Saudino, Ribellarsi con filosofia, edito da Vallardi, che è veramente un libro come al solito di estrema chiarezza, che ci porta nel mondo della filosofia e ci racconta quanto la filosofia sia rivoluzionaria e comporti una ribellione dentro di noi già soltanto a leggerla. In un mondo che molto spesso premia l'omologazione e le idee ormai di una globalizzazione spinta. Attraverso invece 10 ritratti di grandi filosofi che attraversano il tempo e lo spazio, Saudino ci dimostra come portare avanti le proprie idee sia un enorme gesto rivoluzionario, certamente rischioso dal momento che alcuni di questi filosofi hanno visto la morte proprio a causa delle loro idee. Ma anche la loro coerenza e del loro messaggio va testimoniata. E quindi grazie a Matteo Saudino per questa lettura che è sicuramente divulgativa e adatta a un pubblico di non specialisti e che ci avvicina alla filosofia apprezzando fino in fondo la potenza rivoluzionaria delle idee. Chiudo questo mese pieno di letture, come vedete, grazie anche al fatto che vedo pochissima televisione, quindi il mio poco tempo libero è tutto dedicato alla lettura, con un'altra anteprima che ho avuto, ovvero il nuovo libro di Maurizio De Giovanni, L'equazione del cuore, che ho letto proprio in realtà a cavallo tra gennaio e febbraio, e che è un libro di una grandissima delicatezza. Ecco, tutti leggendo Maurizio De Giovanni, le sue saghe, ci siamo appassionati ai suoi personaggi. E sicuramente, al di là del noir e del mistero delle indagini, abbiamo avuto modo di constatare come questo autore riesca a prestare attenzione anche ai minimi dettagli, a raccontarci una città che non è solo una città, ad indagare i sentimenti delle persone e il retroscena del cuore. Ed ecco quindi che l'equazione del cuore ci porta proprio in questa dimensione con un testo letterario. Infatti il protagonista è un ex professore di matematica, Massimo, che ormai è in pensione e che è un nonno che fa male il nonno, a cui sta bene fare il nonno una volta all'anno quando il nipotino scende insieme a sua figlia a trovarlo su questa isola partenopea, dove lui ormai vive, pescando e trascorrendo ore in tranquillità. Ecco, la sua vita viene però sconvolta dalla notizia decisamente drammatica nelle primissime pagine della morte della figlia e del marito della figlia e anche il suo nipotino è rimasto coinvolto nell'incidente. Attualmente si trova proprio sotto i ferri e di conseguenza Massimo deve partire. Il suo viaggio in questa cittadina del nord è un viaggio verso la freddezza non soltanto climatica, ma la freddezza di tanti comportamenti di chi ha attorno. E in realtà una freddezza dissimulata, nascosta sotto tante buone maniere, tanti falsi mettersi a disposizione per aiutare Massimo, ma dietro forse ci sono degli altri interessi. Ed è proprio qui, in nome dell'amore che Massimo prova per il suo nipotino, un amore che ha fatto fatica a confessare, che deve fare una nuova indagine, un'indagine molto lontana da quelle che di solito troviamo nei libri di De Giovanni, perché è un'indagine non soltanto vera e propria nella vita di sua figlia, ma è anche un'indagine dentro di sé, alla scoperta di quelle tante cose della vita di sua figlia che ignorava. Ed è quindi un libro di grande tenerezza, ma una tenerezza tenuta a freno. Ed è un grande romanzo d'amore tra nipote e nonno. Ve lo raccomando. Ecco, come vedete queste letture sono quelle di gennaio, io mi sono congelata, ho le mani che ormai tendono al viola, ma spero di essere riuscita almeno ad incuriosirvi un po'
e per le recensioni rimando a Critica Letteraria. Vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di seguirci sia sul canale YouTube, sia su Instagram, sia sugli altri social che abbiamo, ovvero Telegram, Facebook e Twitter, e ci vediamo al prossimo video con le novità del prossimo mese. Ciao!